Ciao, eccoci qui, benvenuto all'interno di questo video. Io sono Alberto Ranzato, il creatore di Comunicazione Carismatica, l'autore del libro Comunicazione Carismatica, e con la mia azienda Vexi aiutiamo e formiamo decine, centinaia di persone, di professionisti, di imprenditori, di manager in Italia, ma non solo, a migliorare la loro voce, la loro comunicazione, il loro carisma per aumentare l'efficacia comunicativa e ottenere più risultati nella vita personale e lavorativa. All'interno di questo video io e il Ranzatino siamo vestiti quasi uguale, a me manca la sciarpa oggi, ma beh, vogliamo darti un altro regalo, un'altra intervista straordinaria. Fino adesso era disponibile solamente per alcuni nostri clienti o per qualche altra persona che richiedeva l'accesso a determinate risorse gratuite sul nostro sito dizionedigitale.it, che se non hai visto ti invito chiaramente a guardare, e poi c'erano degli spezzoni di questa intervista su questo canale. E adesso abbiamo deciso di darti accesso all'intera intervista, quindi circa una mezz'oretta di intervista con chi? Con chi? Beh, con la voce di Radio 24, di Mela Melinda, Riso Scotti, che è tante altre, una delle voci pubblicitarie più importanti in Italia, che è anche la voce con cui io sono partito, nel senso che il primo corso e la prima parte del mio percorso formativo, che poi si è sviluppato in Vexi con Comunicazione Carismatica e tanti altri corsi, beh, ero partito proprio da Dizione Digitale, dove la trainer del videocorso era proprio Alessandra De Luca. Ecco, Alessandra è la voce di Radio 24 e di tantissime altre pubblicità, e con questa intervista che li feci nel lontano 2015, se non erro, andiamo alla scoperta un po' del mondo della voce e dell'addizione. Quindi ci sarà in questa chiacchierata un po' di consigli molto 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 interessanti che vale la pena guardare, ascoltare, assorbire, fare i propri e poi, perché no, magari anche usarli come stimolo per migliorare effettivamente la propria comunicazione, la propria voce, la propria addizione, il proprio posizionamento vocale e tantissime altre cose. Ti invito a mettere mi piace a questo video una volta che l'avrai visto. Se ti piace anche puoi metterlo già subito, puoi iscriverti al canale, puoi mettere un commento, puoi condividerlo con i tuoi amici e poi guarda in descrizione, perché c'è anche un link per un video training gratuito che ti puoi gustare. E dopodiché, se vuoi effettivamente migliorare tutte quelle che possono essere tematiche di voce, edizione, comunicazione, carisma e quant'altro, allora puoi parlare anche con uno dei nostri tutor per capire come possiamo effettivamente aiutarti al meglio in base alle tue esigenze, in base ai tuoi obiettivi. Ti auguro una buona visione e ci vediamo con l'intervista insieme con Alessandra. Ciao! Oggi sono qua insieme con una persona speciale, una persona che sicuramente conosci anche se non conosci, ovvero sto parlando di una delle forse più importanti o comunque molto conosciute voci della pubblicità d'Italia, e sono qua in particolare, appunto possiamo presentarla adesso, sono qua con Alessandra De Luca. Alessandra, poi ci spiegherà meglio lei chi è una doppiatrice, una speaker, un'attrice, anche è un'insegnante di dizione e quindi è una grande professionista nel campo della voce, e proprio per questo andremo a farle un'intervista per chiederti, Alessandra, un po' di più su come la voce e la dizione influiscono anche sulla nostra credibilità o sul nostro carisma. Quindi, se sei pronta, iniziamo questa intervista. E come prima domanda ti faccio una domanda molto semplice, che è la prima cosa quando ci si presenta con qualcuno, si chiede: ma chi sei? Quindi chi è Alessandra De Luca? Io ho una storia un po' particolare, perché tu mi hai presentato come speaker, doppiatrice e attrice, che però riguarda solo l'ultima parte della mia vita, gli ultimi 10 anni. In realtà prima ho studiato lingue, letteratura. In realtà ho iniziato una carriera nel marketing e nella comunicazione, quindi ho lavorato in aziende, in agenzia di pubblicità, in società di consulenza. Mi sono anche occupata di formazione in aula all'interno dei vari ruoli che ho svolto in alcune aziende, e però avevo un grande sogno nel cassetto, quello di lavorare professionalmente con la voce.
E quindi ho iniziato un po' a pensare a come potevo fare. E naturalmente mi sono messa a studiare recitazione, a fare una scuola di teatro, a fare corsi di dizione, speakeraggio, doppiaggio. Ho fatto tutto un percorso che serviva ad arrivare a lavorare professionalmente con la voce. Ovviamente non sapevo se ce l'avrei fatta, perché non puoi mai sapere cosa accadrà. E a un certo punto, appunto attorno ai 40 anni, c'è stata questa svolta e ho potuto iniziare a fare l'attrice, la speaker e la doppiatrice. E chiaramente non posso adesso stare a raccontare nei dettagli, perché sennò staremo qua troppo tempo. È chiaro che non è stato semplice, è stato sicuramente un percorso complicato, perché credo che soprattutto nel nostro paese non sia così usuale che all'improvviso una persona decide di cambiare strada. Quindi mi hanno dato tutti della matta totale, perché avevo una carriera nel marketing e nella comunicazione, e matta perché mi avventuravo in una strada assolutamente incerta, e poi a 40 anni. Quindi, ma chi vuoi che ti faccia lavorare a 40 anni in un settore così competitivo, così difficile, pieno di bravissimi professionisti? E quindi io ero impaurita, ma ci credevo tantissimo. Il mio sogno era veramente usare la voce. Sapevo che c'era qualcosa di particolare nella mia voce e in quello che desideravo fare. E non a caso, questa cosa magari fa sorridere, però è vera, non a caso io in prima elementare ho vinto un premio di lettura ad alta voce. C'è stata una gara a scuola e io ho vinto il primo premio. Era destino. Era destino, secondo me. Poi chiaramente la vita ci porta da altre parti, no? Ci fa fare a volte delle strade un po' tortuose per arrivare in realtà dove dovevamo arrivare. E quindi ecco, questo in breve, giusto perché si sappia che appunto una storia particolare ha dietro tutto un percorso, no? E la mia è sicuramente una storia insolita, perché se tu intervistassi altri doppiatori, come magari hai già fatto, Luca, esatto, ecco, Luca Ward è un professionista che è cresciuto in quell'ambiente lì, no? Io no, assolutamente. Quindi sono storie molto diverse e che in qualche modo magari possono anche dare fastidio, no? Proprio perché, ripeto, secondo me in Italia, a differenza, non so, del mondo anglosassone, non siamo abituati a cambiare percorso, a cambiare strada, no? Uno nasce che fa l'idraulico e farà l'idraulico tutta la vita. Uno inizia a fare il venditore e farà il venditore tutta la vita. Il cameriere tutta la vita. Perché? Non è vero. Certo, attenzione, bisogna avere le caratteristiche per poter fare, cioè non è che uno si sveglia una mattina e decide di cambiare, di improvvisare. No, beh, certo, assolutamente. E ti faccio un'altra domanda, che poi è una considerazione, nel senso che tu sei un po' questo esempio, l'hai raccontato, della persona che cerca di seguire il suo sogno, e da quello che sono i tuoi risultati, insomma, lavorativi, anche questo sogno l'hai raggiunto. Quali sono i lavori, comunque, dove gli spettatori, tu, potresti averla già ascoltata? La mia è una voce che radiofonicamente e televisivamente si può sentire. Io sono la voce femminile di Radio 24, per esempio, del gruppo Sole 24 Ore. Lo sono da tanti anni, quindi è possibile che mi abbiano sentita. Ho lavorato un po' di anni anche per una trasmissione radiofonica di Radio 2 della RAI. Io lavoro sulla piazza di Milano. Abitualmente i doppiatori a Milano lavorano nel mondo del doppiaggio, dei documentari, qualche soap opera, qualche serie televisiva. Quindi è chiaro che, insomma, è difficile che uno sappia, quella lì è Alessandra Tenuca, però la mia voce può aver accompagnato dei documentari storici, dei reality, sai che adesso vanno tanto di moda tutti questi reality, no? In onda su tanti canali.
ci sono canali dove poi addirittura proprio ci sono solo reality in onda, mm-hmm. no? Sì, sì. Ecco, in quei canali lì noi naturalmente lavoriamo molto, quindi la mia voce si può sentire in pubblicità. Adesso chiaramente non vogliamo fare pubblicità a nessuno, però sicuramente da un po' di anni la mia voce accompagna una mela famosa. Una mela. Lo possiamo dire? Sì, ah, c'è una canzoncina, dire. Sì. Bella Melinda, io lo so cantare. Va bene, la mela Melinda. E poi non solo, perché c'è anche... lo fai, lo puoi fare. Dottor Scotti, beh, la risetta Scotti, il riso Scotti, insomma. Però, in insomma, per siamo, un po'. Siamo cresciuti con quelle pubblicità. E esagerato, lui perché è giovane. Io sì, perché sono giovane. Perché è nato ieri e quindi... Ho fatto per tanti anni queste cose, insomma... La conosciamo. Ora, altra domanda. Tu sei anche insegnante di dizione. Mm-hmm. Perché la tua carriera ti ha portato a questo, no? E quindi una domanda relativamente alla voce e alla dizione. Quanto influisce sugli altri una corretta dizione dal punto di vista della credibilità o del fascino, insomma, così. Quanto influisce sugli altri l'immagine di noi, quanto viene... ad essere percepita o modificata se modifichiamo il nostro modo di parlare? Io potrei anche partire dal mio esempio molto banale. Io chiaramente non ho sempre parlato in questo modo, no? Anche perché, appunto, come ho raccontato, ci sono arrivata in una seconda fase della vita, quindi diciamo che dai 30 anni in poi ho iniziato a studiare recitazione, dizione e tutto il resto. E posso dire che c'è stato un grande cambiamento nella mia vita, nel dialogo con le persone che mi frequentavano, sia a livello personale sia a livello lavorativo. Quindi c'è stato proprio una svolta nel momento in cui io ho iniziato a parlare con la dizione italiana, quindi un italiano più corretto, più musicale, più omogeneo in qualche modo, no? Beh, se ne sono sicuramente accorti tutti, magari all'inizio venivo anche presa in giro perché all'improvviso sembravo un'altra, cioè all'improvviso, ma come, hai sempre detto la bicicletta, l'amichetta, ti svegli una mattina e inizi a dire la bicicletta, l'amichetta e parli in un modo completamente diverso. Però nel tempo invece cos'è successo? Che sempre più persone, soprattutto in ambito lavorativo, perché a quei tempi, come ho detto, lavoravo nel marketing e nella comunicazione, lavoravo in azienda, mi capitava appunto di fare anche formazioni in aula con tante persone, di parlare a dei convegni, di fare la speaker a un convegno, e tantissime persone venivano a chiedermi: mi scusi, ma lei fa teatro? Ma lei come mai ha questa voce così? Ma come mai parla in questo modo? Perché effettivamente una differenza la faceva. Quindi io penso che, per carità, bisogna diventare dei maniaci, perché parte in un mestiere come il mio dove è obbligatorio parlare con la dizione perfetta, però appunto senza diventare maniaci credo che parlare bene possa fare la differenza, soprattutto in alcuni mestieri. Non lo so, io non mi fiderei mai di una persona che vuole vendermi qualcosa e parla con un accento, una cadenza fortissima di qualsiasi regione, per carità, ma una forte cadenza dialettale. Mi darebbe un po' fastidio, no? Cioè, credo che parlare bene aumenti la credibilità, davvero. Ok, aumenta la credibilità, probabilmente anche il fascino. Ma questo anche il fascino, bravo, secondo me sì. E questo a causa di che cosa? Nel senso, la domanda che mi viene è la voce, quindi per dare credibilità, quindi credibilità io l'associo alla sicurezza. Sì. Quindi in pratica la voce trasmette anche delle emozioni, genera delle emozioni, noi, negli altri. Quanto? Beh, allora, senza entrare nel merito dei timbri vocali, no? Perché ognuno ha il suo timbro. E secondo me non è giusto parlare di voci belle o brutte, no? Le voci possono essere tutte belle, credo. Ci sono tante persone, no, che dicono: ah, ma io ho una voce brutta, non riuscirò mai a fare quella cosa lì. In realtà sono persone che non stanno usando la loro voce al massimo della loro potenzialità.
imparando a respirare bene, a parlare in un certo modo, a usare la voce con tonalità diverse. Diverso se io parlo con, non so, con questo tipo di tonalità, oppure una tonalità più alta, no? Cioè se sappiamo un po' modulare la nostra voce. Se una persona impara anche in piccolo a fare tutte queste cose, sicuramente la sua voce diventa più bella. In realtà non è cambiata, no? Il suo timbro è quello con cui è nata quella persona. Però sapendola usare in un modo diverso e sfruttando le potenzialità della voce, sì, io penso che una voce possa diventare più bella e affascinare gli altri, indipendentemente dal oggettivamente bella, capito cosa okay, intendo? Sì. Perché è chiaro che se nominiamo certe voci, non so, tra i doppiatori di Roma, quelli del cinema, no? Che sono molto conosciuti, è chiaro che ci sono delle voci meravigliose, però una voce bella da sola non è sufficiente, bisogna saperla usare. Un po' il no? modo, cioè il modo in cui si il usa. Modo in cui la usi, dicevamo, la appunto, la modulazione, respirare bene, usare il timbro che veramente ci appartiene, no? Ci sono persone che a volte parlano di gola, no? Stanno tutto qua, tutta nella parte alta, quasi non respirano. La mia voce è un'altra. Se io parlo qui, lo senti subito, no? Non è piacevole da ascoltare. Certo. Quindi a volte ci sono delle errate abitudini. Chiaro. E tu, passiamo a un'altra domanda. Uh-huh. Sei anche una lettrice, nel senso che legge, fai lettura espressiva e insegni anche. Sì, faccio anche tanti reading in pubblico. E un piccolo segreto ti chiedo, se puoi svelarlo. Per riuscire a far uscire quell'emozione quando interpreti un testo, ma anche quando si parla in pubblico, magari anche, potrebbe essere la stessa identica cosa, l'emozione la generi semplicemente con la voce oppure la devi prima sentire dentro? Oppure usando la voce ti si crea l'emozione dentro di te? Com'è questo meccanismo? Allora, naturalmente ti dico quello che penso io. Secondo me, per fare una buona lettura, è chiaro che la voce, ho appena detto, conta tantissimo, bisogna saperla usare, ci sono delle tecniche, no? Un attore tecnicamente sa fare certe cose con la voce, ma parliamo di persone che non sono degli attori. Secondo me la cosa che può fare veramente la differenza è il cuore, la passione, l'emozione propria, no? Se tu leggi un testo e lo capisci a fondo e riesci a sentire dentro di te i sentimenti, le emozioni che ci sono in quelle parole, che sono dentro a quel testo, le puoi portare fuori, al di là delle capacità appunto attoriali, perché mica siamo tutti attori, è impossibile, no? Quindi è chiaro che un attore riesce a dare delle emozioni perché sa interpretare, tecnicamente è preparato, sa usare la voce in un certo modo. Una persona normale, secondo me, dovrebbe proprio partire dall'emozione, dalla passione, attingendo a quelle che sono le sue emozioni quotidiane. Poi chiaramente non è facile, no? Perché a parole in teoria è facilissimo dire, beh, cosa ci vuole, no? Quando piangi, quando sei felice, quando sei emozionato per una cosa bella che ti succede, devi attingere a un patrimonio che è già tuo, no? Quindi è chiaro che non è proprio così facile. Però quando parlo di passione, vuol dire che tu che stai leggendo quella cosa in particolare, o anche un professionista che sta parlando davanti a una platea, a un pubblico, se ci crede, no? Se ci mette il cuore, se si mette in prima persona a parlare di quella cosa, secondo me fa la differenza. Ok, quindi con quello che ci hai detto mi viene un'altra domanda, che è collegata a quella di prima. Quindi le persone, magari non subito con dell'allenamento, possono decidere anche quindi quali emozioni comunicare e di conseguenza provare. Certo, è chiaro che bisogna allenarsi, perché appunto ritorniamo un po' a quello che dicevo prima, non siamo tutti attori, no? Quindi un attore chiaramente sa come fare, però sì, siamo noi che decidiamo quali colori, quali intenzioni, quali emozioni mettere
in quello che stiamo leggendo e comunicando. Banalmente, una cosa che io dico sempre nei corsi dove insomma, mi capita di interagire con persone completamente diverse, con pubblici molto diversi, se solo ci ricordiamo di avere un viso, la voce cambia. Se io parlo molto seriamente e la mia faccia è seria, la mia voce esce seria. Se io sorrido e penso a qualcosa di intenso, di bello, di divertente, la voce cambia, no? La mia faccia è cambiata perché le mie espressioni facciali cambiano. Ecco, questo per esempio è uno dei primi suggerimenti che io do alle persone che vengono ai miei corsi. Perfetto. E ora, questo era un suggerimento. Ora, Sì, perché poi c'è molto ce ne più sono lavoro tanti, ce ne da sono tanti fare, lavori, però. tante cose. La domanda che mi viene in mente, sempre relativamente alla voce, quali sono le problematiche che più spesso incontri anche nel tuo lavoro di docente? Problematiche legate alla voce, cioè chi comunica male, quali errori fa o quali difficoltà può incontrare? Allora, ci sono sicuramente dei grossi problemi in genere, in tutti, di cadenza dialettale e di dizione vera e propria, no? In alcune persone magari è più fastidioso perché ci sono veramente delle cadenze molto forti che portano ad avere delle cantilene E tremende. questo Ecco. toglie credibilità, effettivamente. Quello, secondo me, in parte, in alcuni casi, può togliere credibilità. Però in parte crea anche noia, no? Nell'ascoltatore, o comunque senti proprio quello lì viene dal Veneto, quello lì è campano, soprattutto nel momento in cui tu interagisci con persone o diverse dalla tua regione, perché magari provieni da una certa zona, ma vivi e lavori in tutt'altra zona, per esempio, e Certo. quindi vieni subito notato per questa differenza, perché sai, se uno nasce a Milano, vive e lavora a Milano, è chiaro che per la maggior parte nel mondo lavorativo può essere circondato da persone che vivono in Lombardia, parlano in un certo modo. Ma se un lombardo va a vivere a Roma, a lavorare a Roma o a Napoli, comunque dà fastidio anche la sua di parlata, viene notata subito. Vengono in mente anche i venditori, gli operatori di call Esatto, quindi center, imprenditori, sicuramente politici. una parte importante è quella lì, no? Legata alla propria provenienza, da cui effettivamente se si riuscisse a staccarsi è meglio, si è più credibili, si può interagire e parlare con pubblici che arrivano da tutte le parti d'Italia e non hai più importanza, no? Di dove sei. Quindi un problema sicuramente è legato a questa cosa. Poi è chiaro che ci sono problematiche diverse, no? Prima dicevo, ci sono persone che pensano di avere una brutta voce e questa cosa nella testa è un grosso ostacolo, no? Limita. Da oltrepassare. Quindi, se dovessi dirti, ecco, forse queste sono le cose più comuni a tutte le Alle persone. persone. E perché dicevi, mi viene in mente questa domanda in questo momento? Perché alle persone non piace la loro voce, sono abituate a dire non mi piace, specialmente quando si registra. Questo infatti fa un po' ridere, no? Credo che sia capitato proprio a tutti. La primissima volta che abbiamo sentito la nostra voce registrata, improvvisamente dici: ma non è la mia voce, no? Ma che schifo, che brutta. È per un motivo semplicissimo: noi siamo abituati a sentire la nostra voce che proviene dall'interno, no? E esce dalla nostra bocca, ma noi la sentiamo dall'interno. Invece, quando la sentiamo registrata, improvvisamente la sentiamo con le nostre orecchie. Come senti tu la mia voce? Come io sento la tua, no? Io con le orecchie sento la tua, Certo. ma tu la senti dall'interno. È semplicemente questa cosa, è un motivo, insomma, non Di è. vibrazioni acustiche, Certo, pratiche. Ho assolutamente. capito. E ora, cambiando un pochettino discorso e ritornando all'applicazione delle emozioni. Tu ti occupi di questo, quindi te lo chiedo, penso che diventi anche una cosa piacevole. Vi puoi fare una voce allegra oppure una voce calma, pacata, tranquilla, una voce invece assertiva e poi una voce entusiasta. Insomma, cambiare un po' questa emozionalità. O seduttiva anche. Beh, seduttiva perché non ce n'è bisogno. Una voce allegra, una voce felice, perché sì, improvvisamente ho scoperto
che mi sono innamorata. Sono innamorata. E quindi sono felice. Ho pensato ieri che effettivamente in questo tipo di lavoro ci vuole una persona come te. Sì, decisamente, una persona come te. Vuoi altro? Vuoi che ritorni seduttiva? Ma guarda che è molto pericoloso. Mi hai già affascinato, mi hai già conquistato. È divertente, bisogna divertirsi facendo queste cose. Sì. Ma quindi mi viene in mente, dato così mi hai affascinato, no? Mm-hmm. Invece magari ascolto altre persone che mi annoiano. Mortalmente. La domanda è, di cui probabilmente anche chi ci ascolta sa già la risposta, ma te la faccio lo stesso. Sì. Quando si parla, sì, che sia con gli amici, con i figli, col partner, al lavoro, in pubblico, quant'altro, è meglio tenere sempre una stessa emozionalità oppure cambiarla? Beh, ti rispondi da solo. No, vabbè, è chiaro che ci sono dei momenti, credo, per chiunque, no? Nel lavoro come nella vita, che magari ci sediamo un po', no? E quindi sì, magari siamo un po' monotoni o monotoni, no? nel nostro parlare, però è evidente che insomma più assecondiamo le nostre emozioni e quindi la nostra voce ci viene dietro e ci segue, e più la nostra voce è interessante, assolutamente. Ok Alessandra, abbiamo visto nel nostro lavoro di ricerca, mm-hmm, che le persone che utilizzano una corretta dizione migliorano la propria voce, migliorano il modo di parlare, sono anche percepite poi come, oltre che più credibili, anche più affascinanti, più leali, più coraggiose, insomma aumenta tutto quello che riguarda il fascino e il carisma delle persone. È vero quello che abbiamo trovato e per quale motivo questo cambia? Cioè partendo dalla dizione, dici? Partendo dalla dizione. Beh, certo, come dicevamo prima, se la dizione, il parlar bene in modo più armonioso, cambiando toni, volumi, insomma sapendo modulare la voce, porta la nostra voce ad essere più affascinante e credibile, è indubbiamente vero quello che dici, cioè un miglioramento così viene ribaltato un po' in tutti gli aspetti della nostra vita, no? Perché automaticamente ci sentiamo anche più sicuri. Poi è chiaro che c'è tutto un lato psicologico, insomma, in cui ovviamente io non mi addentro e non mi permetto neanche, però credo che insomma se siamo più sicuri come del nostro aspetto, no? Cioè la voce è una parte importante della nostra persona, quindi se siamo più forti e più sicuri della nostra voce, del modo in cui la usiamo, iniziamo a vedere che le persone ci ascoltano in un modo diverso, beh, automaticamente insomma diventiamo... Aumenta l'autostima anche. Sicuramente, e credo. E hai anticipato praticamente la domanda che volevo farti, nel senso che volevo chiederti come ti senti tu, che comunque hai lavorato sulla tua voce e sai usare molto bene la voce, la dizione, quindi ottieni risultati anche con questo. Come ti fa sentire l'essere consapevole di avere queste caratteristiche? Beh, sai, nel mio caso in particolare, cioè come mi sento? Io mi sento una persona felice di aver realizzato un sogno, quindi chiaramente fai forse una domanda a una persona che ha avuto un'esperienza particolare, no? Per me aver lavorato sulla voce, e ti assicuro ci ho lavorato una decina di anni quasi, e tempi ovviamente facevo tutt'altro nella vita, quindi fare una scuola di recitazione serale, vari corsi, no, tutti di sera, ci metti più tempo, questo non vuol dire, state tranquilli, che ci mettete 10 anni per lavorare sulla vostra voce, però è ovvio che io volevo arrivare ad un livello professionale, quindi è un po' diverso, no? Però chiedendolo a me, io non posso che risponderti che io mi sento strafelice. Io mi emoziono ancora quando sento la mia voce all'improvviso in metropolitana, o accendo la radio e ci sono proprio io, accendo la TV e c'è un mio spot. Io mi emoziono, sono passati 10 anni e mi emoziono anche nel dirtelo, vedi, sono un po' stupida.
sono un po' come i bambini. Ma questa però, è una cosa bella. Però ecco, se parlavamo di passione e cuore, ecco. È questo. Sì. Bisogna crederci fino in fondo, no? E mi viene in mente una domanda, quindi, dato che hai lavorato sulla tua voce, come si può lavorare sulla propria voce, anche senza voler poi diventare un attore, un compitore e fare questo di professione, ma per migliorare, insomma, la propria dizione, la propria voce? Certo, io appunto in vari anni di insegnamento, ti dicevo, ho incontrato tante persone diversissime, no? Alcune categorie professionali, non so, i giornalisti, gli interpreti, ma la maggior parte delle persone che sono state mie allieve erano persone qualsiasi che volevano imparare a parlare meglio, che erano incuriosite da ma cos'è questa benedetta dizione, cosa vuol dire parlare con la dizione e cosa si può fare per migliorare la propria voce. Quindi la prima cosa semplice da fare e anche poco costosa in genere è frequentare un corso di dizione, fare un corso di dizione. E la seconda cosa, che è un consiglio credo molto semplice, è quello di iniziare a leggere ad alta voce. Prendere un libro, un giornale e iniziare a leggere ad alta voce, perché così ci si abitua, no, a sentire la propria voce in un determinato modo. Quello è un bell'esercizio. È chiaro che poi, insomma, c'è tutto un percorso da fare senza bisogno di diventare appunto attori, assolutamente. E un'ultimissima cosa, se posso dirlo, bisogna imparare a respirare bene, perché respiriamo male e la nostra voce ne risente. Ne risente. La sì. Corretta respirazione è quella più bassa. Sì, quella più bassa, quella del quel famoso muscolo un po' sconosciuto, un po' conosciuto ma sconosciuto, il diaframma. Sì. Bene, ma ti chiedo. Sì? Tu sei esperta. È difficile questa domanda? No, non è difficile, però tu fai lezione, no? Mm-hmm. È un po' la domanda che mi chiedo sempre quando c'è un professionista che poi lavora in quell'ambito e trova delle altre persone che hanno dei problemi, diciamo così. Cioè, come incontri nella tua vita quotidiana magari delle persone che parlano male, cosa ti senti? Vabbè, sai, io sono un po' deformata professionalmente, però adesso bisogna anche dire, non sono tutti obbligati, no, a parlare bene. È chiaro che in realtà mi piacerebbe poter aiutare le persone, un po' tutti, no? Quando sento proprio delle brutte parlate, sai, anche le persone che, non so, si mangiano terribilmente le parole, no? Si fa fatica a capire quello che dicono perché articolano male, no? Quindi masticano le parole, se le mangiano. Mi piacerebbe poter intervenire, però non si può fare con tutti, però è bello poter, no, insegnare agli altri e aiutarli anche in una cosa che in parte, adesso senza esagerare con i dovuti, però l'ho detto, in parte può migliorare la propria anche vita. Persone che magari hanno dei blocchi, magari anche emozionali, certo, oltre che comunicativi, che gli impediscono di essere più affascinanti, più carismatici o quello che è, e magari capisci dall'esterno, dal tuo ruolo di professionista, che hanno dei problemi o che potrebbero migliorare alcuni aspetti, magari con i figli o altro. Sì, per esempio io faccio anche dei corsi di lettura interpretata, e dove magari lì si passa sopra alla dizione, no? Si lavora proprio sull'emozione e io mi accorgo subito delle persone che hanno proprio dei blocchi, no? Che fanno fatica a leggere un testo drammatico, emozionale, che sembrano serissimi, agitatissimi, no? E li faccio lavorare su questo aspetto e devo dirti che, poi hai visto, io sono una che si commuove, io mi commuovo anche alla fine dei miei corsi quando vedo che una persona che magari era particolarmente rigida, boom, improvvisamente riesce a mettere dell'emozione in quello che legge, è bellissimo. Sì. Che testimonia il successo del corso e della tua bravura come sì, io non lo so se sono così brava, però sai, a volte le persone, la difficoltà qual è? Che nessuno dice loro quella cosa particolare che
può fargli fare un piccolo cambiamento, no? Uh-huh. E poi, appunto, in corso di lettura interpretata le persone leggono ad alta voce, non siamo molto abituati a farlo, no? E può diventare uno strumento anche per lavorare un po' su se stessi, quindi lontano da me chiaramente il fatto di avere doti da psicologa, tutt'altro, però è uno strumento che aiuta le persone a vivere le emozioni. Comunicazione carismatica. Da oggi cambia tutto.